arrivati fin qui. Posso dirlo, non so se siete d'accordo, non saremmo arrivati fin qui se il Signore non fosse stato dalla nostra parte. Dio vuole darci la pace ancora, il salmista dice, la pace. Questa pace sbandierata in continuazione a destra a manca, che poi non c'è. La pace di Cristo, la pace del Signore. È importante questo. Sapete, la gente, no, nella storia sappiamo che le guerre sono state soltanto una catastrofe, cercando di risolvere i problemi. Nella storia, e anche adesso stiamo rischiando qualcosa, speriamo bene, preghiamo il Signore, con la guerra, no, nazione contro nazione, e allora si risolvono i problemi, non si sono mai risolti. Anzi, la guerra ha aumentato l'odio. Soltanto la pace di Cristo invece dà serenità e dà la tranquillità. Con piena fiducia, il Signore è il mio aiuto, non temerò, che mi potrà fare l'uomo. Paura, paura delle persone, paura di questo, di quell'altro, di quell'altro, ma noi non vogliamo avere timore. Il vero amico è il Signore, d'altra parte, ossia cercare destra a manca, ma il Signore è un amico fedele. Penso che qualcuno ha detto, ma con il Signore le cose a volte vanno peggio perché il nemico poi attacca e via discorrendo, ma è un concetto sbagliato. Perché avere il Signore dalla nostra parte comunque, e sapendo che Lui ci ama di un grande amore, e che noi non dobbiamo fare dei sacrifici, no, no, il Signore non chiede sacrifici, ma chiede la lode delle nostre labbra. Il sacrificio l'ha fatto Lui una volta sulla croce, quello è sufficiente, basta. Senza il Signore sarebbe una disperazione. La benedizione. Il Signore ha stabilito la benedizione, dove due o tre sono radunati nel suo nome, Lui è in mezzo. E questa è un qualcosa che ci deve incoraggiare, fratelli e sorelle. Le tempeste stanno arrivando in continuazione. Tempeste di ogni tipo, non parlo della pioggia, parlo di tutto quello che ci può essere. Ma problemi veri, ci sono anche problemi veri, seri, malattie, quant'altro. Ma che fare allora? Lasciare? Tanto non cambia nulla, lo stanno dicendo in molti. Io dico, è sbagliato lasciare il Signore. Sto cercando le parole. Fratelli, sorelle, voglio fare una domanda a voi, e potete anche rispondere, se volete, stasera. Facciamo qualcosa di diverso. Potete immaginare la nostra vita senza il Signore? Vediamo se c'è qualcuno che vuole rispondere. Potete farlo. C'è facoltà. Brevemente, breve. Io sono qui perché il Signore è intervenuto nella mia vita personalmente. Se no io non sarei più qui su questa terra da 5 anni. Il Signore è impedito che io potessi fino alla mia vita. E se il Signore non si può fare nulla in questi anni, ho camminato da te.
Caiba, i suoi, quando era di piccoli, e dopo tua madre, e mi si metteva nelle mani di Dio. Ogni mattina quando ci svegliamo dobbiamo porre la nostra vita nelle sue mani. Il Signore ti insegna, dai avanti tu, perché senza di lui non possiamo fare. Amen. Grazie. Alleluia. Ma le persone cosa possono fare? Cosa possono fare? C'è capacità nell'essere umano di essere veramente un sostegno? Non voglio essere polemico stasera, ma a me sembra che le cose sono cambiate abbastanza che quando ci sono i problemi la gente scappa, fugge e la solitudine la fa da padrone. Ma grazie a Dio che Ezechia poi si riprese e pregò l'Eterno degli eserciti e il Signore intervenne allora in protezione e in aiuto in questa circostanza difficile. Conosco il Signore, conosco già da anni, ma ci sono momenti nei quali invece veniamo meno e in quei momenti noi dobbiamo ritrovare il senso delle cose di Dio e la certezza che il Signore non ci lascia e non ci abbandona. Amen. In lui non c'è questo sentimento di abbandono. Mi diceva qualcuno oggi, mi scriveva, diceva: ma il Signore quando salva un'anima non la lascia facilmente, ed è vero, non la lascia con grande facilità, è la persona che si allontana, ma il Signore mai, l'abbiamo detto, lo ripetiamo, mi dispiace che non c'è la diretta, ma per incoraggiare qualcuno. Ma ci incoraggiamo qua. Amen. Sento, non sono un visionario, sento che il contrasto, no? Quando noi cerchiamo di dire parole buone, esternare parole buone, esprimerci in questa maniera, naturalmente sentiamo quel contrasto, perché c'è un combattimento che non è contro carne e sangue, ma contro i principati. Qualcuno si spaventa, ma è così. Proclamazione, quando noi parliamo, noi stiamo proclamando la parola di Dio, ma c'è qualcosa nell'aria, ci sono delle entità che non vogliono e che noi dobbiamo stare in silenzio, dobbiamo tacere, ma noi stasera vogliamo dire: noi non ci fermeremo finché avremo la grazia di Dio di proclamare che Cristo è il vincitore. Amen. Una certezza è un punto di riferimento e posso dire anche stasera che è un punto di sfogo dell'anima nostra. Dio, se noi abbiamo qualcosa da dirgli e dirgli: Signore, ma perché questo? Abbiamo detto altre volte, abbiamo dei perché, dobbiamo dire al Signore, no? Per carità, che come ti rivolgi al Signore, ma il nostro Abba Padre, papà. Amen. Noi con i genitori, quando li avevamo, a volte ci sfogavamo con loro, ci ascoltavano. E noi stiamo ascoltando i nostri figli, a me sta capitando ogni tanto. Arriva qualcuno, mi dice: papà, questo, quest'altro, quest'altro. Io ascolto, perché è giusto. Quanto più il Signore sta ascoltando e si compiace. Gloria a Dio. Dice: ma perché? Perché no, non è giusto, però non è giusto reclamare al Signore, lamentarsi, ma qualche volta c'è. Appoggersi sempre al Signore, comunque. Al Signore che è fedele a se stesso. Mi è piaciuto questo verso che ho letto molto.
anni fa. Il Signore è fedele a se stesso, cioè alla sua natura. Gesù ha la sua natura, Dio ha la sua natura, il quale non cambia. Amen. E il suo atteggiamento di misericordia, guardando la moltitudine delle folle, ne ebbe compassione. Ma pensiamo che il Signore è cambiato dopo 2000 anni, pensiamo che il Signore non vede quello che succede, non vede quello che succede a noi? La compassione di Cristo, che non è come quella nostra, che in qualche modo è portata a parole di circostanza, ho detto tante volte, mi sto ripetendo, ma è: mi dispiace veramente che stai così, sa, in qualche modo. No, il Signore, nella compassione c'è azione. Io ho detto: sì, è vero, Antonio, però perché non vieni in chiesa? Vieni al punto. Dice: ma io sono arrabbiato. È un ragazzo di una semplicità e di un'amabilità unica, veramente ha un carattere amabile, però sono arrabbiato. Che vengo a fare in chiesa? E io gli ho risposto, lui dice: no, tu devi venire in chiesa anche se sei arrabbiato. Amen. Perché in chiesa è un luogo per i malati. Se tu hai qualcosa da reclamare, vieni al culto e parli con Dio. Ma che vengo a fare? Mi sento indegno, sono arrabbiato, non so che dire. Tu vieni. Speriamo che presto verrà, ha detto, grazie di quello che mi stai dicendo, perché è vero, noi veniamo molto mica perché siamo meglio degli altri, grazie sono Elisa perché mancando tutto sta riprendendo qualcosa. Gloria a te. Noi non veniamo appunto perché siamo meglio degli altri, però non ascolti, ma intanto noi facciamo la nostra parte. Dio è per noi un rifugio e una forza, è passato già il tempo. Dio è per noi un rifugio e una forza. Glorioso sei. Ci rifugiamo sotto di Lui e Lui ci dà la forza. Amen. Il nostro rifugio pieno d'amore, e in quel rifugio noi troviamo quello di cui abbiamo bisogno. Fratelli, sorelle, molto semplice stasera, qualcosa di semplice, ma ho voluto condividere con voi perché affinché nessuno venga meno. Vi annuncio che domenica avremo fratello Giuseppe Antonelli con la sorella Ines, che esponerà, verranno, si sono invitati, ho detto sì, venite, quindi spargiamo la voce, abbiamo un'altra riunione speciale. Domenica, e chiudo veramente, domenica è stata domenica, posso dirlo? Particolare. Gloria a Dio. Io personalmente ho fatto tante santa cene, tante, ma domenica è stato qualcosa di speciale. Gloria a Dio. Particolare. Ringraziamo Dio. Amen. È stato bello vedervi qui davanti, vi sto rubando un altro minuto e poi chiudiamo. Vedervi qui davanti, l'avete fatto spontaneamente, io non lo avevo. Siete venuti tutti qui avanti, mano nella mano. Gloria a te. Fratello Fabio, è stato stupendo vedere tutti questi fratelli qui, sorelle, mano nella mano. Si è presa la Santa Cena insieme, ed è stato stupendo, meraviglioso. Gloria a Dio. Sia la gloria. Amen. Non ascolti, ma intanto noi facciamo la nostra parte. Dio è per noi un rifugio e una forza. Passato già il tempo. Dio è per noi un rifugio e una forza. Glorioso sei. Ci rifugiamo sotto di Lui e Lui ci dà la forza. Amen. Il nostro rifugio pieno d'amore, e in quel rifugio noi troviamo quello di cui abbiamo bisogno. Fratelli, sorelle, molto semplice
che voglio condiv- ho voluto condividere con voi perché affinché nessuno venga meno, nessuno venga meno. Vi annuncio che domenica avremo fratello Giuseppe Antonelli con la sorella Ines che esponerà, verranno, sono invitati, ho detto sì, venite, quindi spargiamo la voce, abbiamo un'altra riunione speciale. Domenica, e chiudo veramente, domenica è stata una domenica, posso dirlo? Particolare. Gloria a Dio. Io personalmente ho fatto tante sante cene, tante, tante, ma domenica è stato qualcosa di speciale, gloria particolare. A Dio. Ringraziamo Dio. Amen. È stato bello vedervi qui davanti, vi sto rubando un altro minuto e poi chiudiamo. Vedervi qui davanti, l'avete fatto spontaneamente. Io non ho, siete venuti tutti qui avanti, mano nella mano. Gloria a Dio. Fratello Fabio, è stato stupendo vedere tutti questi fratelli qui, sorelle, mano nella mano, si è presa la Santa Cena insieme, è stato stupendo, meraviglioso. Gloria a Dio. Sia la gloria. Amen. Di avere sensazioni, vivono con le sensazioni, no? La sensazione, ma lo spirito deve essere dentro. Amen. Profondamente. Allora, allora potremo vedere anche la risposta del Signore. Dobbiamo stare tranquilli. Lo so che non è facile. Dobbiamo stare tranquilli perché il Signore ha tutto sotto controllo e presto o tardi vedremo la sua mano. Ma riconosciamo che l'Eterno è Dio. Amen. Come nel passato è stato con noi, lo sarà ancora oggi, lo sarà ancora domani.